Da Viadana a Kiev, per la quinta volta da quando la guerra è iniziata, c'è anche Paolo Bergamaschi tra i protagonisti della trasferta del Movimento Europeo di Azione Non Violenta che ha organizzato per giovedì e venerdì un collegamento da Piazza Santa Sofia con 25 piazze italiane. Un momento particolarmente toccante di riflessione. La 2 giorni sta andando abbastanza bene, direi, anche perché è la prima volta che siamo in un numero così grosso, siamo più di 70 persone che sono venute qui a portare una testimonianza di pace, come attori di pace. Come tu sai, ieri c'è stata la preghiera interreligiosa dove hanno parlato tutti i capi delle comunità religiose. C'era il nunzio apostolico Visvaldar Kulbokas che è venuto a parlare, ovviamente lui è l'ambasciatore del Papa, c'erano i leader della Chiesa ortodossa ucraina, i leader della comunità musulmana, a sottolineare di questa amicizia, collaborazione e cooperazione destinata a protrarsi nel tempo anche quando terminerà la guerra e ci saranno le prospettive di ricostruzione, alla quale peraltro gli ucraini stanno già pensando e anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare il nostro contributo. Kiev però è cambiata parecchio. Basti dire che la corrente va e viene. A parte che sono interruzioni di corrente programmate, nel senso che gli abitanti comunque hanno la loro app e con la loro app possono sapere per quante ore avranno la corrente. E aggiunge anche il fatto che rispetto alle altre volte ci sono continui allarmi aerei, per cui queste sono situazioni davvero nuove per noi, ma non per la gente di Kiev. La gente di Kiev, peraltro, come ho detto, vive queste contingenze nella più assoluta normalità per loro, cosa che invece per noi non era, ovviamente, però la dice lunga sulla volontà di resistere da parte degli ucraini, sulla sua fazione per certi versi alla guerra, ma sul fatto che in realtà la guerra sta incidendo notevolmente anche su zone che sembravano escluse dal conflitto. Quindi teniamo in considerazione questo. I russi allora per 2 anni non sono riusciti a fare quello che sono riusciti a fare in questi ultimi 5 mesi, quando c'è stato il buco nella consegna degli armamenti da parte degli europei e degli americani agli ucraini.